Ciao ragazze, allora ho appena chiuso il giveaway e con un giorno di anticipo purtroppo perché domani non ci sarò, quindi ho deciso di fare l'estrazione oggi stesso. Allora, come vedete, questo è il video del mio giveaway e adesso procederò all'estrazione. Allora, ho già controllato il numero di pagine, dove sono finite quelle qua, sono 56. Allora, adesso vado sul sito random.org. Intanto scegliamo la pagina. Allora, no, era giusto questo da 1. Allora, vi dico già che ho notato che alcuni commenti sono stati segnalati come spam. Questi commenti non andrò a vedere quello che c'era scritto o non c'era scritto, perché dovrei sfogliare tutte le pagine, guardarli tutti, leggerli tutti e quindi mi dispiace, ma se YouTube li ha segnati come spam, li lascerò come tali e quindi non verranno considerati validi. Allora, guardiamo il numero della pagina. Pagina 27. Ok, andiamo a cercarla. Faremo allora 28 27. Ok, questi sono tutti i commenti della pagina 27. Allora, dovrebbero essere 10, però li contiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, torniamo su random.org. Mi sbaglio sempre, vabbè, comunque da 1 a 10. 5, chi sarà la fortunata vincitrice? 1, 2, 3, 4, 5. Questo è il commento vincente, che è carino, anche il ciondolo per il ciel di PP3. Allora, adesso siccome non ci sono un po' di cose da verificare, chiuderò il video qua. Però subito sotto nell'info box del messaggio vi farò sapere se questa ragazza che ha vinto avrà rispettato o no tutte le regole. E nel caso in cui non le avrà rispettate, procederò a una nuova estrazione. Complimenti a PP3, che eccolo qua, ve lo faccio vedere da vicino. Proviamo a ricontarli per essere sicuri. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfetto. E quindi a presto, complimenti Pippi, ciao!